Questo è un primo passo. In realtà noi avremmo voluto proprio l'inizio della procedura di infrazione, questa è soltanto un'inchiesta sollecitata da anche i paesi, dagli altri stati membri, da noi e dalle associazioni di comitati sul territorio, perché riteniamo che il governo italiano stia aiutando un'azienda a star su in maniera artificiale. È un'azienda che è in decadimento, che non regge sul mercato, e oltre a provocare danni all'economia, alla salute e all'ambiente dell'intera provincia di Taranto. Quindi se aiuti devono essere dati per le bonifiche, il sanamento del territorio e non all'azienda e alle altre economie della città.